siamo qui con Emergenza Click, un'intervista per presentare il loro nuovissimo disco appena uscito che si chiama Emergenza, appunto. E faremo qualche domanda e vedremo cosa viene fuori per farci un'idea migliore su questo disco, su questo prodotto. Presentatevi. Che cos'è Emergenza Click? Da che gruppi di MC è composta? Allora, Emergenza Click è composta da Errori Cronici Crew, che è una crew salentina, e Visione Opposta, che è di Bologna invece. Siamo attivi da un po' di anni, un po' diversi sono state le tempistiche con le quali abbiamo iniziato, ci siamo approcciati al rap, poi ci siamo conosciuti, ne è nata un'amicizia, abbiamo iniziato a beccarci in giro, poi piano piano la cosa è iniziata a salire, abbiamo fatto qualche pezzo insieme per i rispettivi mixtape a cui stavamo lavorando un po' di tempo fa, un paio di anni fa così. Dopodiché ci è venuta questa idea di fare una roba insieme, che all'inizio non pensavamo fosse un disco, poi visto come sono andate le cose abbiamo deciso di provare questa impresa di fare un disco in questo periodo un po' così. Nomi, Dam, Reperto, Buzz e Macchia. E quel soggetto lì? Dima. È Dima. Il nostro DJ che ci accompagna a tutti i live. Grande. Emergenza Click. Allora, questo progetto Emergenza comprende due crew, Errori Cronici da Lecce, Visione Opposta da Bologna. Ci siamo mischiati. L'episodio che ha dato il via a tutto è stato, ma mo lo diciamo perché tanto ormai. Io, Emiliano, Dilario, Errori Cronici, io, Dam, Reperto e Slesia, abbiamo incontrato questo progetto Fermento Urbano 2005, che insomma era fatto qui a Bologna dal qui presente Bazzo, è affiliato da Macchia, insomma, Visione Opposta. Anch'io l'ho conosciuto per quello. Fermento Urbano. Sì. E niente, noi dal primo anno che facevamo rap, mi ha detto sti coglioni qua, ho detto noi gli mandiamo il pezzo e facciamo vedere come si rappa. Però ci hanno scartato. Ebbene sì. Macchia gli stava pure sul cazzo. La cosa era reciproca, quindi. Esatto. È così che nascono le vere amicizie. È vero. Cioè, se uno ti sta sul cazzo all'inizio, cioè. Ti sarà ci capita molto spesso a noi. No, no. Poi. Magari dopo se lo conosci come. Io mi stai ancora sul cazzo. Però poi effettivamente conoscendoci meglio abbiamo capito che. Ci stiamo sul cazzo davvero. No, abbiamo capito che c'erano dei potenziali da sfruttare sia nella nostra crew che nella loro, e delle tematiche in comune, anche dei modi di pensare, dei modi di vivere, sì, abbastanza simili, e quindi siamo diventati fratelli. E anche, diciamo, abbiamo iniziato a fare i primi live insieme, che loro già comunque suonavano essendo della zona, loro ci hanno aiutato a inserirci comunque nel contesto bolognese, che non è facile comunque. Cioè, l'ambiente qua è particolare. Loro comunque ci hanno aiutato, abbiamo iniziato a fare i primi live. Ragazzi, sbagliati con me. Se riconoscete è colpa vostra. Allora. E poi niente, poi è nata proprio da sola, spontaneamente, sta cosa, visto che ormai facevamo sempre live insieme, di fare un disco. Che poi è nata come idea, l'idea iniziale era di fare un mixtape. Esatto. Però poi si è evoluta come cosa alla fine per via più che altro delle produzioni che ci sono arrivate, tutto che comunque erano di ottima qualità, non ce l'aspettavamo, abbastanza competitive, meritevoli. Abbiamo deciso di provare a fare una roba un po' più seria, ci abbiamo messo un po' di tempo, neanche tantissimo considerando l'inesperienza che comunque abbiamo. Quanto è durata la lavorazione? Un anno e due mesi. No, proprio dall'inizio della progettazione. Dalla ricerca dei beat fino alla masterizzazione, alla stampa del disco. Fino a questo che poi è venuto fuori tutto. Uno sbattimento assurdo, ovviamente. Un gran sbattimento, anche perché ultimamente comunque fare un album e stamparlo così non è usuale, diciamo, cioè adesso vanno tutti i dischi in free download, noi abbiamo deciso di fare proprio classic, per fare una cosa più, per dargli un significato. Un significato proprio maggiore. Il fatto è più che altro, secondo me, che un esperimento del genere alla fine in Italia non è usuale, cioè le ultime due crew che si sono unite forse l'hanno fatto nel 2004,
PMC Club Dog. Ma non è che dico PMC Club Dog, però non è qualcosa che si fa molto usualmente, tipo uno nasce con la sua crew e prova a spingerla quanto più possibile, poi ci sono tante crew che muoiono, le nostre per esempio non sono assolutamente morte perché loro proseguono nel loro progetto visione opposta e noi li sosteniamo, siamo i primi fan loro. E loro spero che siano i primi fan nostri, perché no. è l'unica cosa che può tenere viva un esperimento del genere. Allora, avete accennato prima le collaborazioni, che ce ne sono numerose sia al microfono che nelle strumentali. Allora, come featuring abbiamo più che altro gente con la quale collaboravamo già da prima, a livello di rap. Se pensiamo a James Lesia, parte del loro gruppo, di Rory Cronici, quindi è chiaro che ci dovesse essere. Saluti. Se pensiamo a Fuoco negli Occhi, che sono presenti tutti, sono amici nostri, poi anche loro successivamente comunque da anni, quindi era chiaro che nascesse qualcosa, almeno è sempre stato così per i nostri progetti, hanno proseguito anche in questo. Chi altro da Karma, che è un altro nostro amico, mi già da una vita, il primo pezzo l'abbiamo registrato proprio da lui, tra l'altro, un ricordo anche di quello, diciamo. E Virus, che è un altro membro di RM051, quindi un altro barbarotta che ha collaborato con noi, sempre in senso molto naturale e istintivo. Produzioni sono tantissime. L'ultimo featuring è Gola. Gola, ecco. Non si è dimenticato il nostro compaesano Gola. Il nostro compaesano, dobbiamo dirlo. Noi siamo, di Salice e Salentino. E in questo disco ci sono tre di Salice e Salentino. Produzioni sono parecchie. Cioè non c'è un produttore, noi non abbiamo un produttore fisso. Abbiamo deciso di contattarne diversi. Siamo andati a molto gusti personali, nel senso i produttori che ci piacevano, senza guardare se avessero più o meno un nome. Quella, diciamo, a cui ci teniamo di più. Per logiche ragioni, cioè per ragioni proprio molto semplici, proprio il fatto, proprio di cuore, la produzione di Luigi, che io gli avevo chiesto se aveva intenzione così di fare una collaborazione insieme di qualsiasi tipo, non mi aspettavo una risposta affermativa, ma fortunatamente mi ha detto di sì e quindi ho prodotto questo beat. Sono veramente molto contento di... Qua a Bologna dicono Cartola. Sì, esatto. Grande persona. Grande Luigi. Grande Luigi. A livello complessivo Emergenza ha avuto la collaborazione di una trentina di persone. A parte il nostro rap, piacere o meno, non mi esprimo. Sui featuring e sulle produzioni penso che il livello che abbiamo avuto è eccezionale, cioè solo per quello secondo me un disco che vale, al di là di quello che ripeto posso dirci di noi che non voglio esprimere, non mi sento di essere nessuno per farlo, però i featuring sono eccezionali. Comunque infatti per l'occasione ringrazierei tutti quelli con cui abbiamo collaborato. Bella. Sono l'errore peggiore di questa società, dissociato dalla gente che ci sta, pronta a scomunicare, mazza di imbroglioni, mi presento, sono Reperto, venuto al mondo per rompervi i coglioni, vivo in questo stato, per colpa dello Stato, non mi è bastato, mi è stato bastonato, mi sono impastatito, innervosito, incazzato, vi ho già mandato a fanculo, non mi è servito al mandato. Una cosa che mi è sembrata molto interessante quando me l'avete detta e che penso sia anche abbastanza rara all'interno della scena hip hop è che chiunque abbia partecipato a questo disco l'ha fatto a titolo completamente gratuito ed è stata una vostra scelta, non è stato un caso ma l'avete scelto e penso sia molto importante da sottolineare, perché i motivi sono due, direi. Uno, non abbiamo soldi fondamentale, anche se avessimo voluto non potremmo pagare nessuno. Detto questo, troviamo che la musica vada fatta con chi ti rispetta per fare musica con te. Abbiamo collaborato con le persone che sono partecipate al disco, non abbiamo avuto da loro qualcosa. Collaborare vuol dire volerlo fare entrambi. Quindi per forza di cose volerlo fare entrambi vuol dire confluire in un qualcosa, quindi di conseguenza non può essere pagato questo, cioè non è un lavoro, è una scelta etica.